Successivamente andremo a lavorare anche con quella presa prona, più difficile. E quindi, presa prona, afferro la sbarra più o meno alla larghezza delle spalle o leggermente superiore, e da questa posizione vado a toccare con il petto la sbarra, così. Il livello che dovrete raggiungere è di riuscire a fare 10 trazioni alla sbarra prona, pollici all'interno. Questo è il livello necessario per riuscire a superare il test iniziale del pitbull training. Fin tanto che non riuscite a fare 10 trazioni alla sbarra, non provate nemmeno a fare i programmi del pitbull training, perché tanto non riuscireste a fare la maggior parte degli esercizi. Alcune considerazioni. Le trazioni alla sbarra, per essere eseguite in maniera corretta, prevedono una partenza a braccia distese e mai a braccia piegate. Quando scendete dovete scendere completamente. Non esistono forme di cheating, i rimbalzi, le trazioni che spesso si vedono, i keeping pull-up, come li chiamano, sono forme di esecuzioni scorrette e che vengono utilizzate esclusivamente da persone non capaci a fare delle classiche e corrette trazioni alla sbarra. Tutte queste forme di trazioni scorrette portano a un scarso livello atletico e a una maggiore probabilità di farsi male. Poi, la trazione alla sbarra, per essere completa, prevede di andare a toccare il petto contro la sbarra, altrimenti non sono conteggiate valide. Il range di movimento va completo, quindi braccio disteso e petto contro la sbarra, così tocco e scendo, tocco e scendo. Questo vuol dire fare in maniera corretta una trazione alla sbarra. Non mi resta che augurarvi buon allenamento e buon pitbull training.